Il Sette Bello torna dai giochi del Mediterraneo con un quinto posto. Marco Dellungo è un quinto posto positivo, è un quinto posto invece che lascia un po' di amaro in bocca, quello conquistato dall'Italia. Beh sì, lascia un po' di amaro in bocca perché ci aspettavamo molto di più. Siamo un po' rimasti, diciamo, innanzitutto delusi da quello che è successo, ma soprattutto sorpresi per via dell'assegnazione dei punti, perché vinciamo la prima partita ai rigori e soltanto, ci vengono segnati soltanto 2 punti. Poi però l'andamento del torneo è andato a nostro sfavore perché perdiamo contro un'altra nazione forte che è la Spagna e quindi matematicamente ci porta al terzo posto, però questo non ci ha permesso di svolgere la fase finale. Sicuramente ne usciamo con l'amaro in bocca, ma con le giuste idee per prepararci per Barcellona. Cos'è mancato all'Italia per arrivare alla medaglia, Marco? Ma sicuramente noi veniamo da una fase di carico dove abbiamo giocato veramente poco, infatti abbiamo giocato soltanto le prime partite insieme durante questo torneo, quindi magari per mancanza di feeling, di conoscenza del compagno, perché veniamo appunto da una fase di carico. E poi vediamo tramite l'analisi video i piccoli dettagli che andranno eliminati. Entrando nel dettaglio delle partite, per Marco Dellungo la partita speciale, quella dell'esordio, forse con la Grecia, nella quale hai parato un rigore nei tempi regolamentari e poi ti sei ripetuto nella serie finale. È così? Sì, appena iniziato con la Grecia abbiamo subito un fallo da rigore e io sono riuscito a neutralizzarlo. Poi però per l'andamento della partita, per come si è svolta, nei tempi regolamentari sono riuscito a bloccare un altro rigore e l'altro l'hanno sbagliato. Italia che non si ferma mai, Marco, so che tra poco si riparte con nuovo impegno con la nazionale. Sì, ci sarà un nuovo collegiale subito, mercoledì iniziamo a Cosenza, dove verranno altre nazioni per svolgere un quadrangolare in vista appunto dell'Europeo di Barcellona.